Chirra, cerchiamo di metterci tutti i dati in nostro possesso, cerchiamo di metterci dati che riguardano il personale, dati che riguardano i beneficiari dei contributi della Camera di Commercio eroga, i dati che riguardano i consiglieri, diciamo tutto ciò che in qualche modo in parte c'è chiaramente richiesto dalla norma e in parte che noi volutamente vogliamo rendere pubblico, perché ripeto, tutte le imprese, tutti gli utenti, i cittadini possono vedere cosa fa la Camera di Commercio e come utilizza le proprie risorse. Con un vantaggio ulteriore, cioè quello di abbattere i costi del cartaceo. Sì, indubbiamente sì, queste diciamo così le novità ultime, no? Le nuove tecnologie di informatizzazione in qualche modo ci permette di ridurre notevolmente i tempi anche di evasione delle varie pratiche, ci permette di conservare le varie, come dire, il nostro archivio ormai non più cartaceo ma un archivio elettronico, ci permette quindi maggiore efficienza e sicuramente anche un maggiore risparmio, perché si usa meno carta e soprattutto perché i tempi sono molto più veloci e possiamo dare risposte più immediate all'utenza e ai cittadini. E questa trasparenza comunque funziona? Abbiamo visto i dati appunto per quanto riguarda gli accessi alle pagine internet della Camera di Commercio di Siena, sono veramente alti, quindi il pubblico risponde bene. Sì, sicuramente sì, chiaramente l'accesso è libero, per cui tutti coloro che vogliono avere notizie di ciò che fa la Camera di Commercio possono accedere. Noi vediamo che ogni anno il numero si incrementa, vediamo soprattutto in questo momento, magari anche perché ci abbiamo il rinnovo del Consiglio Camerale, gli accessi sono aumentati, ma ripeto anche perché poi concedendo anche vari contributi o comunque organizzando anche missioni per l'export e quant'altro, chiaramente le aziende hanno interesse a entrare nel nostro sito, vedere i nostri programmi e di conseguenza poi aderire alle nostre iniziative. Quali sono i dati che si possono trovare per l'appunto sul sito della Camera di Commercio? Ma così mi viene in mente ad esempio l'elenco di tutto il nostro organigramma, di tutti i dipendenti camerali, di tutte le ore anche di straordinario che vengono fatte, le assenze che vengono eventualmente fatte, le retribuzioni che vengono percepite, l'ammontare dei fondi che vanno alla cosiddetta contrattazione decentrata. Abbiamo l'elenco di tutti i beneficiari dei nostri contributi, abbiamo l'elenco di tutte le nostre partecipate, quindi le società che in qualche modo a noi sono collegate, abbiamo tanti, tanti dati. Ecco, lei ha detto è un obbligo di legge, però noi lo facciamo volentieri perché così diamo la possibilità a tutti di vedere, insomma, certo. E rendere trasparente l'ente camerale. Indubbiamente questo è vero, è un obbligo di legge perché dobbiamo organizzare la giornata della trasparenza. Abbiamo l'obbligo di pubblicare sul nostro sito tutta una serie di dati, ma noi pubblichiamo anche oltre, diciamo così, quindi come dire, oltre, ripeto, ai dati relativamente alle assenze del personale, ai fondi integrativi, ci sono tutti i dati di tutti i soggetti che entrano in contatto con noi, i dati relativi alle società partecipate, quindi anche dati, come vi dicevo prima, che non è obbligatorio che siano pubblicati. L'obiettivo comunque è quello di essere più trasparenti possibili e su questo chiaramente non abbiamo, è un obiettivo che condividiamo in pieno, per cui non abbiamo remore, diciamo, a dire ciò che facciamo e come lo facciamo. Grazie mille. Perfetto.